La Bibbia non è stato il primo libro che ho letto e nemmeno il primo che mi hanno regalato. I miei genitori mi hanno regalato diversi libri, fin da quando ho cominciato a frequentare la prima elementare. Mi hanno regalato I Promessi Sposi, mi hanno regalato Le Mie Prigioni, che a un certo punto mi sono domandato: ma chissà che cosa ho fatto di male per regalarmi questi libri. Però i miei genitori, benché fossero degli operai, avevano a cuore l'idea che io potessi studiare e che mi potessi appassionare ai libri. Non furono che i regali più belli, secondo me. Il libro della Bibbia è arrivato molto più in là nella mia vita, è arrivato verso i 40 anni. Ovviamente lo conoscevo e lo evitavo accuratamente quando andavo in libreria o quando lo vedevo per casa. Già l'imponenza del volume e quello che immaginavo che c'era scritto me lo faceva tenere lontano. Poi a un certo punto l'ho preso in mano e già ero praticamente su una strada di avvicinamento verso la conoscenza di quel signore lassù, no? Di cui non si può dire il nome. E a un certo punto ho incominciato a leggerlo e casualmente, ma niente è casuale nella vita, soprattutto nella Bibbia, mi sono imbattuto nella storia di Davide e Bezzabea. È una storia straordinaria che adesso non c'è il tempo qui per sintetizzarla e per dirmi quello che mi ha lasciato, però mi ha colpito quella brevità di quelle due pagine che avevano la rapidità quasi di un romanzo di un romanzo giallo, quasi di un romanzo d'azione e anche la profondità di un romanzo dell'Ottocento con uno scavo psicologico dei personaggi. E mi sono detto: vabbè, ma quella sarà l'unica storia così interessante che c'è nella Bibbia, il resto saranno tutte. In realtà no, sono andato avanti, sono ritornato indietro. Ho letto la storia di Saul, sono andato avanti, ho letto come è andata a finire e come è morto, poi Davide, poi Salomone, e poi sono ritornato di nuovo indietro. Ho detto: ma andiamo a vedere come se lo sono immaginati questi compilatori della Bibbia, l'inizio dell'umanità. Beh, la storia di Abramo, di Isacco, di Giacobbe sono storie straordinarie. Tra l'altro so che è una parola che non si può dire, ma vabbè, metteranno un beep, ma per esempio, Giacobbe, ma cioè, è uno dei più grandi. Eppure, insegnamenti straordinari, cioè, come ingannava suo fratello lui, non c'è nessuno, veramente un gran. Sappiamo che la madre fu una santa donna, no? Però. E tante, tante altre storie, veramente straordinarie, e quindi non tutte le sere lo apro, ma ci sono delle sere in cui veramente sono attratto e quasi sempre l'apro a caso e mi soffermo sul passo che ne è venuto fuori. E devo dire che mi dà nutrimento perché quelle storie lì sono delle indicazioni per la propria vita, per la vita di tutti i giorni, per la vita di coppia, per il rapporto lavorativo e forse anche per la mia professione che in un qualche modo ha a che fare con la creatività, con la bellezza. Beh, la comicità, se non ha a che fare con la bellezza, la comicità, non lo so. Non so dirvi in maniera diretta, però in un qualche modo, in maniera sotterranea, dalla Bibbia posso dire che se ne viene fuori con un'immagine di bellezza, con una nostalgia di bellezza, e quindi quello che si cerca di fare tutti i giorni, con la propria vita è quella di replicare quel tipo di bellezza che c'è nella Bibbia e di conseguenza nel creato.